Signore e signori, buonasera, sono Silvia Turconi, specialista dei certificati Unicredit, in mia compagnia Enrico Malverti che saluto. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti. Benvenuti al nostro consueto appuntamento mensile dedicato al Robo Advisory. E questa sera abbiamo diverse novità nel portafoglio di certificati, tante new entry con diverse tipologie che spaziano dal cash collect al bonus cap e top bonus a doppia barriera. Diversi quindi strumenti finanziari con differenti ragioni che hanno portato a questa scelta, ma le andremo a scoprire nel dettaglio insieme a Enrico, così come anche a quella ci interessa capire qual è la tua view nei prossimi mesi, perché di solito effettivamente l'estate, correggimi se sbaglio, potrebbe esserci un rialzo della volatilità. Vi chiedo prima di entrare nel vivo del webinar se l'audio è buono, se mi sentite bene e vi ricordo naturalmente la possibilità di fare delle domande anche in diretta. Cercheremo di rispondere a quanti più di voi direttamente questa sera durante la nostra ora insieme. Inizio a passarti parole e schermo, mi confermano che sia l'audio che il video si vedono correttamente. A te Enrico. Sì, un attimo solo, stavo giusto aprendo la mia piattaforma di trading. Ecco qua. Vado a condividere il monitor, attendo l'ok quando si vedrà correttamente per poi Si vede perfettamente. iniziare. Vediamo il nostro Benissimo. consenso. Perfetto, grazie mille Silvia. Ecco, facciamo un'analisi, partiamo con un po' il contesto di dove ci troviamo, che cosa sta succedendo a livello tecnico e che cosa ci aspettiamo per le prossime settimane, da qua a quello che sarà il prossimo webinar di settembre. Vediamo il grafico settimanale del FTSE MIB. I lettori più attenti ricorderanno quella che è stata a nostro avviso l'impostazione da dare al portafoglio, da dare ai propri portafogli di investimento, in particolar modo portafogli concentrati sui certificati. A maggio avevamo scritto e consigliato di fare molta attenzione perché il trend rialzista dava segnali di cedimento e nei mesi estivi la cosa consigliabile da fare era mantenere posizioni tutto sommato abbastanza leggere. Questo ci ha portato a essere fuori dai guai nel momento peggiore dell'anno, ossia quella sta discesa fortissima che c'è stata da oltre 24.000 punti fino a toccare i 21.000 punti. Abbiamo un portafoglio, ma tutto sommato abbiamo preso profitto su diverse posizioni nel corso di quest'estate con alcune operazioni accontentandoci a volte anche magari di guadagni nell'ordine del 2%, 3%, e alcune posizioni sono invece in portafoglio con un'ottica temporale più lunga e vedremo, attenderemo il momento opportuno per andarle a incrementare. Alcune le abbiamo già incrementate, ma le vedremo nel dettaglio tra poco. Torniamo però a concentrarci innanzitutto sull'indice. Sul FTSE MIB, dicevamo, abbiamo avuto una discesa da maggio in avanti, discesa molto forte, e questa discesa ha poi trovato supporto sui 21.000 punti. Vedete, questo è il livello tracciato sul grafico settimanale, è stato testato una prima volta a inizio giugno e poi di nuovo due volte nella parte finale di giugno e nella prima settimana di luglio. Ora, il dato che abbastanza così rilevante è che per il momento il FTSE MIB non ce la fa a chiudere sopra ai 22.000 punti. 22.000 punti è una soglia di resistenza statica molto forte, è riuscito a portarsi sopra i 22.000 punti un paio di volte qua e qua nell'ultimo mese.
ma non è riuscito ad esprimere un consolidamento, una chiusura forte sopra i 22.000 punti e un consolidamento sopra quest'area che è di resistenza molto forte. Quindi solo nel caso in cui ci fosse una chiusura forte sopra i 22.000 potremmo assistere a un ritorno del toro con un primo target su questo livello di resistenza che è i 23.000. Io credo che nel breve dovremo attenderci ancora un mercato laterale nei primi giorni di agosto, col rischio che ci possa essere poi un'accelerazione ribassista intorno a Ferragosto. Perché statisticamente la maggior parte delle volte capita che intorno alla metà di agosto ci sia una improvvisa impennata di volatilità, volatilità che lo vediamo anche dal range delle candele nei mesi di giugno e luglio, soprattutto luglio, tende progressivamente ad abbassarsi per poi avere una impennata appunto intorno alla metà del mese di agosto. Ora è fondamentale che comunque il FTSE MIB si mantenga sopra i 21.000 punti perché è questa la soglia che ci separa dal rischio di poter andare incontro a un brutto finale d'anno, cosa che ovviamente nessuno si augura. Mi aspetto che la fase migliore per poter forzare i quantitativi e quindi avere numerosi segnali, molti più di quelli che abbiamo adesso, arrivi dopo la prima metà di settembre. E per quanto riguarda l'impostazione del DAX 30, abbiamo un'impostazione tecnica molto simile a quella del FTSE MIB. Nel caso del DAX 30, che vedo di riuscire a il data invece la bestia nei 12.650 punti. I 12.600 erano un primo livello di resistenza abbastanza significativo. Quest'oggi il mercato tedesco è riuscito a raggiungere anche i 12.700. I 12.750 però, che corrispondenti al massimo del mese scorso, sono un livello che deve essere assolutamente abbattuto per poter sperare di avere un mercato rialzista nel mese di agosto. Ma come dicevo prima, c'è il rischio anche in questo caso che i 12.750 siano un ostacolo piuttosto forte e che magari verso la metà del mese di agosto, la statistica ci dice che può esserci un'impennata di volatilità di nuovo al ribasso andando alla ricerca dei supporti. Per quanto riguarda invece i singoli sottostanti, direi di andare a dare un'occhiata a quelli che sono appunto alcuni dei sottostanti più interessanti che caratterizzano il nostro portafoglio e poi gli andremo, la collega Silvia andrà ad analizzare le caratteristiche dei certificati che abbiamo scelto per comporre il portafoglio. Molto Direi di volentieri. partire subito da uno dei titoli che sicuramente è più nell'occhio del ciclone, come sia da Fiat Chrysler, sappiamo bene cosa è accaduto nel weekend, ossia le notizie sullo stato di salute dell'amministratore Sergio Marchionne, che purtroppo è in gravi condizioni all'ospedale in Svizzera. C'è stato l'avvicendamento di cui si è tanto parlato ai vertici sia di Fiat Chrysler, sia di CNH Industrial, sia di Ferrari. Dal punto di vista dei prezzi in borsa, ieri abbiamo assistito a un gap down di tutta la galassia Fiat, con un buon recupero nella seduta odierna, con Fiat che ha messo a segno un buon rialzo. E la fondamentale è stata la tenuta del supporto ieri in area 15,55.
lo vediamo indicato qui in azzurro, e il supporto ha consentito di poter far rimbalzare il titolo. Il gap che si era creato, secondo me, nel breve è stata una buona occasione di acquisto. Sempre nel breve, le prospettive del titolo sono che possa riportarsi sui 16,65, 16,66, e nel caso riuscisse a violare questa trend line ribassista che ho individuato, che passa proprio in area di 12,64, 12,65, avremo la possibilità e la probabilità che poi il titolo possa proseguire ulteriormente verso i 17,59, 17,50. Quindi attenzione, molto siamo vicinissimi al picco, dato che oggi il prezzo di chiusura, se vedo bene, è stato 16,57. Quindi molto vicino ai 12, ai 16,65 che indicavo. Qua a dare solidità al sottostante Fiat Chrysler abbiamo questa trendline rialzista che sale praticamente dai minimi dell'ottobre 2016 e transita, una volta prolungata, transita anche questa in prossimità dei 15,55 euro, quindi quel livello di resistenza, scusa, di supporto statico che ho indicato poc'anzi. Ora, andando a guardare un sottostante per volta, andiamo Perdonami Enrico, ma a dare che uno ci scatto via facciamo? presente. Facciamo quindi un piccolo cenno sull'andamento di questo bonus cap su Fiat che è presente in portafoglio? Sì, lo stavo facendo, stavo andando a prendere, infatti facendo un sottostante per volta, stavo dicendo andiamo a vedere cosa succede sul bonus cap che è presente in portafoglio, ecco qua, questo è il codice ISIN, bonus cap su Fiat Chrysler, e cliccando qua si apre la scheda prodotto e lascio la parola a Silvia per commentarlo. Quest'oggi tra l'altro vedete ha rimbalzato bene. 41, 43 e 43. Lascio la parola. Sì, in effetti se scorriamo leggermente la pagina poi notiamo anche gli indicatori avanzati, quindi dove ci posizioniamo rispetto alla barriera, che in questo caso è osservata in continuo come è scritto all'interno delle caratteristiche, lo vedete sulla vostra sinistra. In questo momento siamo distanti un 16-21% dal livello di barriera. Il rendimento potenziale comunque è elevato perché a scadenza nel marzo del 2019 riconosce un bonus pari a 111 euro come importo di rimborso e corrisponde quindi alle quotazioni correnti ed un rendimento potenziale del 18,51 che analizzato si avvicina anche ad un addirittura 29%. Chiaramente questi rendimenti sono così elevati perché appunto c'è stato un ribasso dell'azione che ci ha fatto avvicinare al livello di barriera e quindi rende lo strumento leggermente più rischioso. Ancora abbiamo questo cuscinetto del 16,21%. La distanza dal livello di barriera è importante monitorarla costantemente durante la vita dello strumento, specialmente per questi certificati che hanno una barriera osservata in continuo, quindi attiva dall'emissione dello strumento fino alla data di valutazione finale, in questo caso 14 marzo del 2019. Ti ripasso la parola. Sì, grazie Silvia. Tra l'altro, a proposito della Galassia Fiat, io a questo punto passerei a vedere anche Exor, perché corrisponde anche a uno degli acquisti che abbiamo fatto, o meglio, un incremento di posizione proprio ieri mattina, quindi sul gap. Andiamo a vedere quindi anche Exor, eccolo qua. E dal punto di vista tecnico, come vedete, il grafico assomiglia a quello di Fiat. Siamo in una fase di uptrend che è partita nel giugno del 2016. Vedete il cambio di colore che ha manifestato l'indicatore, il trend follower.
abbiamo avuto un canale di massimi e crescenti molto, molto solido, abbiamo un supporto statico che possiamo tracciare qua sui 5,7, vedete che corrisponde esattamente ai minimi di marzo di quest'anno. E il titolo Exor è andato proprio a toccare questo minimo nella seduta di ieri, e valgono le considerazioni fatte per FCA, quindi si tratta di un livello che fa un po' da spartiacque nel trend di questo sottostante, e il modello che non utilizza le notizie, però vedendo la situazione tecnicamente con un buon rapporto rischio-rendimento dato dalla tenuta di questo supporto, ieri mattina ha incrementato la posizione appunto su Exor. Questo è il codice ISIN del sottostante. Ora ci andiamo a cliccare sopra, in modo si tratta di un cash collect protocol. Chiedo di nuovo la parola a Silvia per un commento, nel caso in cui, Sì. Sì, mantenendo il monitor, dimmi pure sì, dove io pongo l'attenzione. esatto, si tratta di un cash collect protocol con sottostante Exor. In questo momento, se vuoi, ti chiedo brevemente la parola perché sul mio schermo è già attivo il certificato. Prego. Si vede che ha una quotazione sotto la pari. In questo momento quota appunto, beh, il mercato è appena chiuso, ma ha chiuso a 97, 88, 98 e 86. Quindi con un rendimento potenziale che va a incrementarsi grazie appunto alla quotazione sotto prezzo di emissione di 100 euro. Questo certificato prevede delle cedole fisse incondizionate per tutto il 2018. Quindi ha pagato la cedola di 1,25 euro a giugno, la prossima è prevista a settembre e nuovamente a dicembre del 2018 incasseremo la cedola fissa incondizionata che viene liquidata qualunque sia il valore dell'azione Exor. Facciamo un attimo una panoramica, mi aiuto con una slide per effettivamente andare ad illustrare le caratteristiche di questi certificati. Le prossime date di pagamento sono previste dunque al 27 di settembre e al 20 di dicembre, ma a dicembre ci sarà altresì la prima data di osservazione per la potenziale scadenza anticipata del certificato, vale a dire anziché scadere al dicembre del 2019, la sua scadenza naturale, già alla fine di quest'anno potremo incassare i 100 euro maggiorati dell'ultima cedola, a condizione che l'azione sottostante, in questo caso Exor, sia pari o superiore al suo valore iniziale. Riportiamo le stesse informazioni anche graficamente e mi supporto con questa illustrazione, dove appunto abbiamo incassato le cedole fisse a giugno, la prossima è prevista a settembre e di nuovo a dicembre, quindi un incremento della posizione su un cash collect che ha cedole fisse incondizionate. Se a dicembre l'azione Exor dovesse essere inferiore al suo valore iniziale, il certificato resta in vita e si passa dunque alle date di osservazione del 2019, di nuovo con cadenza trimestrale marzo, giugno e settembre. Qui si potranno verificare due eventi: da un lato, se l'azione è salita sopra il suo valore iniziale, allora scatterà la scadenza anticipata del certificato e si applicherà la stessa formula come a scadenza, dove l'investitore andrà a ottenere 100 euro di prezzo di emissione maggiorato della cedola in corso. Se invece l'azione ha avuto un moderato ribasso, ma un ribasso diciamo contenuto entro un quarto rispetto al suo valore iniziale, quindi non ha perso oltre il 25% rispetto al valore iniziale, a quella data di osservazione verrà quindi incassata la cedola periodica, sempre pari a 1,25 euro per questo certificato.
Se invece nel scenario peggiore il ribasso è stato più consistente, quindi oltre il 25%, è andato oltre il livello di barriera, per il certificato in questione parliamo di valori di Exor di sotto dei 43,68 euro, allora semplicemente a quella data non succede nulla, non si incassa la cedola e si passa alla data di osservazione successiva. Salvo liquidazione anticipata, il certificato arriva dunque alla sua scadenza naturale del 13 dicembre del 2019, dove abbiamo due principali scenari. Ed è qui che viene osservato il livello di barriera. Dunque, se durante la vita del prodotto l'azione Exor dovesse infrangere il livello di barriera, questo non va a precludere la possibilità di ottenere a scadenza l'importo massimo di rimborso, che è rappresentato dai 100 euro del prezzo di emissione maggiorato dell'ultima cedola. Altrimenti lo scenario peggiore è quello in cui a scadenza, alla data di valutazione finale, che in questo caso è il 12 dicembre del 2019, l'azione Exor sia al di sotto dei livelli di barriera, allora semplicemente si va a replicare linearmente la performance negativa dell'azione rispetto al valore iniziale. Dunque, sì, ripetiamolo, si tratta di certificati con barriera europea discreta, stavo guardando anche le domande che ci arrivano nel frattempo, pertanto viene valutata solo ed esclusivamente alla data di valutazione finale. Questa è l'unica data in cui alla chiusura viene rilevato il prezzo dell'azione Exor per determinare l'importo di liquidazione finale, e dove viene quindi osservata davvero la barriera. Ed è per questo che questi certificati appartengono a categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto, perché 100 euro maggiorati della cedola li ottengo a condizione che alla data di valutazione finale del 12 dicembre 2019 l'azione sia pari o superiore al livello di barriera. Ti ripasso la parola. Grazie mille Silvia. Andiamo a mostrare invece il grafico di un altro sottostante della galassia FCA, ossia Ferrari. Ferrari è un titolo che avevamo in portafoglio la scorsa settimana attraverso un certificato. E si trattava di un top bonus a doppia barriera su Ferrari, ed è stato liquidato in apertura della scorsa settimana, quindi con il sottostante vicino ai massimi oltre 123. E, il modello che utilizziamo ha letto, diciamo così, la probabilità di una forte discesa del titolo Ferrari e quindi ha provveduto a liquidare con un guadagno non elevatissimo, ma comunque un guadagno, e appunto il sottostante Ferrari attraverso questo top bonus doppia barriera. Ora il sottostante è sceso parecchio, un po' come Fiat ha aperto debolissimo con un bel gap down per poi recuperare un po' nel corso della seduta odierna. Si tratta però ancora di un titolo che è un po' a rischio, nonostante è un po' a rischio di discesa, nonostante il trend che appaia ancora solidamente rialzista sul grafico settimanale. Quest'oggi, per chi avesse eventualmente guardato anche classi NBC o analizzato il titolo, dal punto di vista giornaliero si è formato un testa e spalle ribassista che ha una sua proiezione con un target sui 100 euro. Dal punto di vista quantitativo, il modello che utilizziamo lo sta tenendo monitorato perché è molto probabile che lo stesso top bonus doppia barriera su Ferrari che trovate su Quant Certificates alla voce report nell'articolo della scorsa settimana è probabile che venga reinserito in portafoglio se non la prossima settimana, comunque a brevissimo, soprattutto se il sottostante dovesse dare ulteriori segnali di avvicinamento verso quel target dei 100 euro che indicavo, perché è un fortissimo livello di, eccolo qua, che lo vado a indicare, è un fortissimo
livello di supporto che dovrebbe frenare le quotazioni, la discesa delle quotazioni e stabilizzarle, non trattenendole appunto sopra da quel livello, 100 euro soprattutto, ma anche 105 e 90 è un buon livello di supporto che dovrebbe fare un po' da paracadute. E noi quindi attraverso il modello che utilizziamo è molto probabile che se dopo il recupero, il gap down e il recupero dovesse tornare un po' di debolezza, inseriremo di nuovo in portafoglio Ferrari. Andiamo ora a vedere invece una Interrompo solo un momento, Enrico, perché abbiamo una domanda da parte del pubblico, da parte di Riccardo, che ci chiede se il Cash Collect su Exor presentato poco fa fa parte della serie dei 17 messi in aprile. Leggo proprio testualmente, della quale fa parte anche un Cash Collect su FCA, dove ogni giorno ne vede scambiata una forte quantità, e chiede se ritiene se anch'esso sia valido da acquistare in questo momento e perché. Se vuoi ho individuato lo strumento, ti dico il codice ISIN. Tra l'altro mi pare sia un certificato che avevi forse citato proprio nelle Trading Ideas. È il D3x0, se vuoi lo mostro io sul sito o preferisci visualizzarlo tu? Sì, ok, se ce l'hai già pronto. No, Sì. mostralo pure tu se ce l'hai già pronto, Ok, volentieri. Velocizziamo. eccolo qui, è un certificato cash collect con sottostante fiat. In questo momento anche esso è sotto la parità, quota 94,95 circa, e ha una cedola appunto periodica trimestrale che è un pochino più elevata. In questo caso siamo a 2,30 euro per ciascun trimestre, con una distanza dalla barriera ancora del 16% e circa un 10,5% rispetto allo strike iniziale. Come vedi questo certificato, Enrico? A memoria mi sembra che fosse parte di quelle trading ideas, quindi quelle occasioni sui certificati che avevi citato forse qualche tempo fa. Potrebbe essere ancora uno strumento valido per l'acquisto, secondo te? Ah, secondo me potrebbe ancora essere uno strumento valido per l'acquisto, a maggior ragione con le considerazioni che abbiamo fatto sul sottostante in precedenza. E quindi per chi vuole prendere posizione su FCA, penso che possa essere una delle alternative certamente proponibili. Perfetto, ti ricedo parola e schermo. Grazie mille. Torniamo invece a dare un'occhiata ai nostri acquisti perché abbiamo segnalato, il modello ha individuato un ingresso da fare su un top bonus doppia barriera su BPerBanca. Andiamo a vedere il sottostante, poi passo la parola a Silvia per l'analisi del certificato. Eccolo qua, BPerBanca, è un titolo bancario che si sta muovendo da tantissimo tempo oramai in laterale. Guardate qui, praticamente dal giugno del 2017 che sta facendo un sali e scendi molto evidente sul grafico settimanale, con una banda di oscillazione che ha un forte supporto sui 4 euro e un'area di massimo sui 5,24. Ora siamo abbastanza più vicini, diciamo, nella fascia mediana, ma più vicini all'area di supporto che non all'area di massimo di questa congestione. E Biper nelle ultime 3 settimane è scesa, è tornata giù dopo essersi affacciata anche sopra i 4,70. La cosa positiva è che come tantissimi bancari, titoli bancari, sembra che il peggio sia passato, ossia dopo un bruttissimo maggio e un bruttissimo giugno, un po' tutti i bancari, ad esempio Intesa San Paolo che vedremo tra poco, UbiBanca che pure vedremo tra poco, hanno
formato una solida base di supporto, così come lo stesso Beeper che vedete sui 4 euro ha questo supporto evidentissimo che ha tenuto nel marzo del 2017, nel giugno del 2017, di nuovo in chiusura a novembre del 2017 e di nuovo tra giugno e luglio del 2017. Ora questo pullback che sta facendo di nuovo verso i 4,50, 4,30, il modello lo vede come occasione di accumulazione e quindi occasione poi che tra l'altro ne dovesse scendere fino a 4,30 andrà ulteriormente ad incrementare perché come dicevo prima poi verso settembre il portafoglio a livello di percentuali verrà comunque caricato e salirà notevolmente rispetto alle percentuali attuali. Perché come andate a vedere le percentuali consigliate del portafoglio modello sono circa un terzo del portafoglio impegnato, mentre il resto è in attesa di segnali più corposi che, come dicevo, arriveranno intorno alla metà di settembre. Ora andiamo quindi a dare un'occhiata al certificato che è stato individuato per Ce l'ho già aperto, Enrico, se l'operazione sul vuoi. sottostante di Per. Benissimo Silvia, allora ti cedo lo schermo e parola. Grazie. Eccoci, siamo sul tabellone su Piavarriera, questa new entry del portafoglio di RoboAdvisory. Anch'esso è appena sotto la parità, lo si acquista ancora appunto a 99,55. In particolare abbiamo due livelli di barriera di protezione, osservati anch'essi a scadenza, quindi perché vediamo la barriera di tipo europeo, dunque alla data di valutazione finale del 19 settembre del 2019. Tuttavia, voglio segnalarvi che rispetto ai valori correnti dell'azione siamo distanti dunque un 22% rispetto alla barriera più bassa, questi 3,60 euro e 45, mentre siamo distanti circa il 6,4% rispetto alla barriera superiore. Andiamo a scadenza tre principali scenari, dove che rendono questo certificato particolarmente interessante anche in caso di moderato ribasso del sottostante. Infatti, se l'azione è pari o superiore alla barriera più elevata, quindi diciamo non perde rispetto ai valori correnti un ulteriore 6,5%, allora a scadenza andremo a ottenere il bonus più elevato, 119,5 euro. Nel caso in cui ci sia un ribasso più importante, quindi entro un 25% dalle quotazioni iniziali, ovvero 22% rispetto a quelle attuali, quindi diciamo ci troviamo compresi tra i due livelli di barriera, si mantiene al di sopra dei 3,61 euro. Anche in questo scenario di ribasso più importante, comunque, non essendo stata infranta la barriera più bassa, non solo non abbiamo alcuna perdita e rientriamo del prezzo di emissione di 100 euro, ma abbiamo anche un piccolo bonus, un piccolo rendimento che ci porta ad un importo complessivo di 106 euro. È soltanto nello scenario peggiore, quello dove effettivamente entrambi i livelli di barriera vengono infranti, quindi al 19 settembre del 2019 il livello dell'azione Beeper è al di sotto dei 3,60 euro e 45 euro. Allora in quel caso andiamo a replicare linearmente la performance negativa dell'azione rispetto al valore iniziale strike, 4,80 euro e 60 euro. Dunque, in questo caso, come si calcola l'importo di rimborso? Esattamente come in tutti gli altri certificati a capitale condizionatamente protetto, ovvero i 100 euro di prezzo di emissione che moltiplicano il rapporto tra il prezzo di chiusura alla data di valutazione finale diviso il valore iniziale strike, in questo caso 4,80 euro e 60 euro. A te parole schermo. Grazie mille Silvia. Rimarrei a questo punto sempre sui bancari, ho citato prima Intesa San Paolo
I UBI, prima di vederli, darei un'occhiata invece a Unipol. Ecco qua, Unipol ha vissuto una fase di discesa, come la maggior parte appunto dei titoli bancari nel mese di maggio e nel mese di giugno. Vedete come si è sceso tantissimo dai massimi in area 4,52 fino ad arrivare a 3,19. Quindi ha perso buona parte del suo valore e buona parte di quella che era stata la salita dal dicembre del 2016 in avanti. Ora sui 3,19 sembra che però il titolo si sia stabilizzato. Per poter assistere a una vera e propria inversione di tendenza occorrerebbe che ce la facesse a rompere i 3,50. Ecco, è importante che venga abbattuto questo livello perché in questo caso ci darebbe un segnale di esaurimento del trend ribassista con un probabile recupero fino alla fascia qua in blu indicata sui 3,90. Già però la tenuta dei 3,19 insomma è già qualcosa di positivo. 3,19 vedete è un livello che prima era resistente, è diventato supporto a partire dal febbraio del 2017 e nel febbraio del 2017 venne testato per poi il titolo riprese a salire in modo deciso. Ora, come dicevo, le probabilità sono comunque che questo supporto, che è molto forte, possa ancora servire da base per far sì che il titolo si metta prima in laterale. E poi, come sta facendo del resto delle ultime 4 settimane, poi magari verso dopo Ferragosto, quando anche la ciclicità, la stagionalità diventa più favorevole, riprendere a salire, magari rompere i 3,50. Dal punto di vista del sottostante, noi abbiamo in portafoglio un bonus cap su Unipol che abbiamo appena incrementato per le ragioni esposte, incrementandolo molto sotto la pari, a 90,85 è stato il prezzo di acquisto ieri. Qui occorre fare un po' più di attenzione, poi lo meglio tra un anno cedo la SIL, finisco di questo argomento, bisogna fare un po' più di attenzione rispetto agli altri certificati che abbiamo visto finora per la distanza dalla barriera. Che non è tanto distante, però abbiamo visto dal punto di vista tecnico anche le motivazioni di questo incremento di posizione, cioè la vicinanza oltre che alla barriera, anche questo livello di supporto che dovrebbe agire come da paracadute ad un tentativo di affondo verso il basso del titolo. Cedo la parola a Silvia per l'analisi del bonus cap che è stato incrementato in portafoglio. Scusatemi, c'è stato un piccolo problema tecnico. Sì, come ben diceva effettivamente Enrico, in questo caso la distanza dalla barriera è piuttosto ridotta, oggettivamente è piuttosto ridotta e lo si vede anche dal prezzo di quotazione del titolo che appunto è sceso piuttosto al di sotto dei 100 euro di prezzo di emissione, attorno ora ai 92,20 euro, 92,84 euro. Dobbiamo appunto sempre tenere bene a mente quello che è, se scorriamo sopra, vediamo il livello puntuale della barriera in termini assoluti. E quindi 3,16 euro e 56 euro. E monitorare costantemente appunto l'evoluzione del prezzo del titolo rispetto a questo livello, perché in questo caso abbiamo una barriera osservata in continuo, quindi qualunque prezzo negoziato dall'azione, dall'asta di apertura alla chiusura di ogni giorno, durante tutta la vita dello strumento, sino alla data di valutazione finale del dicembre del 2018, può far scattare l'evento barriera. Se scatta l'evento barriera, non è drammatico, il certificato comunque rimane in vita e a quel punto l'investitore ha due opzioni.
conserva certificati in portafoglio perché comunque crede in un rialzo del titolo, e nel caso in cui appunto l'azione comunque abbia poi una performance positiva, chiaramente anche il prezzo del certificato si incrementerà sino ad raggiungere potenzialmente un valore massimo comunque di 108,50 euro perché resta attivo il cap. Altrimenti, se la rottura del livello di barriera porta l'investitore a pensare che ci possa essere un ulteriore ribasso dell'azione, ecco, quindi il certificato replica linearmente la performance dell'azione, dunque se l'azione perde ulteriormente valore al di sotto di livello di barriera, chiaramente anche il prezzo del certificato scenderà ulteriormente. Bisogna di volta in volta valutare se i certificati appunto rispecchiano proprio lo stile di rischio in base al non solo rendimento potenziale, ma anche rispetto a quello che è il principale indicatore di rischio, quindi la distanza dal livello di barriera. Perfetto Aggiungere Silvia, qualcosa in merito, Enrico? grazie, no, non ho nulla da aggiungere. Io andrei, dato che abbiamo non tanti minuti, andrei subito a vedere Intesa San Paolo, se sei d'accordo, come sottostante, Sì, poi ci chiedono perché anche Leonardo. l'ho citato. Sì, ecco, magari accettiamo i suggerimenti. Dopo daremo un'occhiata, andiamo su Paolo, citato prima, qua, Ti devo allora chiedere riconosciuto, per favore di togliere il real anche time su, dalla tua piattaforma, perché altrimenti l'audio si interrompe. Grazie. ah, ok, chiudo tutto quello che posso chiudere, perché in teoria chiudo anche. Ok, ho chiuso tutto quello che potevo. Dunque, dicevo, per Intesa San Paolo valgono considerazioni simili a quelle fatte per Unipol, ossia titolo che è sceso come tutti i bancari tantissimo nel mese di maggio, vedete dai massimi in area 3,20 giù fino a testare i 2,37. Ora 2,37 è un'area di supporto veramente tosta, perché è stata testata almeno 4-5 volte a partire da maggio, e sembrerebbe poter reggere ancora e consentire magari al titolo di poter recuperare verso i 2,50. Sarebbe negativo una chiusura settimanale sotto i 2,30, perché potrebbe in quel caso spingerci ulteriormente, rafforzare i ribassisti e spingerli verso i 2,12 euro. Abbiamo però in corso una risalita dell'RSI, che sta uscendo dall'iper venduto di breve termine su grafico settimanale, e questa, diciamo così, simil divergenza che si sta formando, oltre al statistica che è leggermente favorevole a una risalita dei prezzi, fa sì che possa essere uno dei sottostanti che sono nel mirino per poter incrementare la posizione che abbiamo in corso. Non è ancora scattato il segnale di incremento di posizione, vedremo che cosa deciderà il modello. Se dovesse cedere il supporto in area 2,37 in chiusura settimanale, il modello aspetterà probabilmente che il titolo scenda ulteriormente ed esaurisca la forza dei venditori, magari verso i 2,12 come livello di target ribassista. Quindi uno di quei titoli che ancora, diciamo così, ha buone probabilità di rimbalzo di breve, ma che comunque una dose di rischio va tenuta in considerazione nel caso in cui venisse a mancare appunto la tenuta del supporto. Il
certificato che abbiamo inserito in portafoglio lo trovate qui. Sono andato indietro con una di pazienza e quel certificato è qua, che 00HV409A0. Non so se vuoi dargli un'occhiata tu, tolgo più e qua vedete l'andamento certificato. Quindi è aumentato con l'andamento positivo di tutte le borse, è fatto più 2,85, 88,55 in denaro, 89,45 in lettera. Se vuoi, se vuoi commentare un po' la struttura tecnica di questo certificato. Sì, di nuovo ci troviamo di fronte a un top bonus doppia barriera con la barriera più profonda, dove la leggete accanto a barriera inferiore nella colonna centrale, costa poco sopra i 2 euro, quindi 2,03 euro e 14. Questo è il livello principale di barriera che dobbiamo tenere a mente, perché a condizione che non venga infranto questo livello di barriera più bassa, riusciamo a ottenere il bonus comunque di 109 euro. Il secondo livello di barriera, quindi quella più elevata, è posta a 2,61 euro, a condizione che l'azione Intesa San Paolo alla data di valutazione finale del 17 settembre 2020 sia pari o superiore ai 2,68 euro, quindi la barriera superiore, otteniamo un importo di liquidazione a scadenza di 135 euro e 50 centesimi, quindi un rendimento potenziale davvero elevato anche in considerazione delle quotazioni correnti del certificato. A te la parola, Enrico. Grazie Silvia. Direi che per chiudere allora andiamo su Leonardo. Leonardo, eccolo qua, è un titolo che sicuramente interessa a tanti ascoltatori, è uno di quei sottostanti come Eni, come Enel, FCA, che tanto porta è un titolo di vista tecnico che secondo me interessante, perché dopo le poste l'anno scorso questo pollo ha aperto il 50% della capitalizzazione 16,5 che arrivò anche di 8, quindi per 6 di mezzo di 3. Ora questo porto veramente con quel minimo anche nel 2010, i prezzi si sono stabilizzati, sembrerebbe che il titolo abbia voglia di ripartire. Un mio trading system che opera sul daily ha anche comprato, è partito in acquisto la scorsa settimana a superamento di 8, due settimane fa, chiedo scusa, a superamento di 8,75, quindi in questa fascia di prezzo che sto indicando ora con il mouse. Ha sulla sua strada questo livello di resistenza a 9,61 e soprattutto il massimo relativo precedente praticamente sui 10 euro che sono il target di breve di questo rialzo che è partito nelle scorse settimane per Leonardo. Nel momento in cui dovesse farcela rompere soprattutto i 10 euro, allora potremmo praticamente decretare la fine del downtrend di Leonardo, che avrebbe tanto spazio davanti a sé di recupero. Nel frattempo però diciamo le indicazioni sono positive, perché appunto gli 8,07 euro sembrerebbe che abbiano fermato una volta per tutte la discesa, per cui non resta che andare a cercare un certificato interessante per poter eventualmente mettere nel mirino Leonardo, cosa che faremo anche noi nelle prossime settimane,
maggior ragione se il titolo dovesse rafforzarsi sopra le resistenze, varrà sicuramente la pena farci un pensierino. Vuoi spendere un po' su Enel? Sì, andiamo a dare un'occhiata anche a un altro stand, dicevo, che interessano tantissimi ascoltatori. Qua ci sono i livelli che io tengo monitorati, già tracciati, sono i 4,46 come livello in acquisto e i 4,82 come livello di resistenza di breve. Titolo, secondo me, in questo momento non è né carne né pesce, cioè dopo la forte discesa che lo ha caratterizzato nel mese di maggio, si è messo un po' laterale. Secondo me i 4,50 sono assolutamente una fascia molto interessante se dovesse essere ritestata per pensare ad operazioni rialziste, però attualmente si trova così un po' in una sorta di limbo, in questo laterale compreso tra i 4,46 e i 5 euro che sono la resistenza più importante, per cui direi che sia un sottostante da tenere monitorato, ma non è ancora forse arrivato il momento per reinserirlo in portafoglio con decisione. Sicuramente l'ottimale sarebbe andarlo ad acquistare magari con un buon certificato in area 450. Ti lascerei la parola, Silvia, se per i saluti finali o se c'è qualche domanda siamo a disposizione. Sì, effettivamente siamo agli sgoccioli del nostro webinar, che ricordiamo, la registrazione sarà resa messa a disposizione sempre sul sito investimenti.unicredit.it nella sezione One Markets Multimedia. Nel frattempo, sempre sul medesimo sito investimenti.unicredit.it potete monitorare l'andamento appunto dei vostri certificati con prezzi in tempo reale e appunto le principali caratteristiche, dove ritroverete anche chiaramente la documentazione come le condizioni definitive, il documento contenente le informazioni chiave per verificare nuovamente le condizioni del certificato. I certificati sono strumenti molto trasparenti, quindi quanto è scritto all'interno della documentazione legale sono effettivamente poi anche gli scenari che si applicano durante la vita del prodotto e per determinare l'importo di liquidazione a scadenza. Lascerei a te la parola, Enrico, per così dare un ultimo spunto riassuntivo sulle strategie d'estate, e ricordiamo poi il prossimo appuntamento di settembre, dove andremo a del portafoglio, che chiaramente viene continuamente aggiornato comunque con cadenza settimanale, sempre sul sito quantocertificates.it. Grazie mille Silvia, come dicevo anche all'inizio del nostro webinar, agosto è un periodo dove solitamente l'italiano è sotto l'ombrellone, però non va sottovalutato come mese perché è molto più volatile rispetto al mese di luglio, quindi soprattutto nel periodo in cui l'italiano si stacca completamente dal monitor, cioè la settimana di Ferragosto, occorre mantenere le antenne belle diritte. Ricordiamo Sappiamo magari anche che dove poter verificare, insomma, aggiornamenti sul portafoglio nei diversi canali. sì, tutti noi manterremo aperti i canali informativi, quindi trovate tutti gli aggiornamenti su quanto certificate alla voce report, ma aggiornati anche le trading idea, e anche nella sezione didattica e articoli è stato inserito un canale video dove potrete scaricare e vedervi tutte le registrazioni e quindi anche quella odierna. Alla voce report in particolar modo c'è l'aggiornamento del portafoglio
e per poter ricevere i segnali tempestivamente vi consigliamo di seguire soprattutto la app che potete scaricare, si chiama Quant Certificates, come il sito senza trattini, proprio come lo vedete scritto qua, Quant Certificates per Apple, nel Google Store e anche nel Windows Store. E anche Twitter, che è un utile canale informativo, con l'account certificates underscore, cioè trattino sotto IT, potete leggere in tempo reale tutte le operazioni e gli articoli che vengono editati, postati, oltre anche i segnali dei certificati a leva. Quindi sui leva 7 trovate tutti i segnali postati anche sull'account Twitter. Ottimo, ti ringrazio di cuore Enrico, ti auguro una buona serata a tutti i nostri investitori e buoni investimenti. Grazie mille e buona estate a tutti i trader e a tutti gli investitori.